Quando io 7 mesi fa ascoltai Alphaville di Jean-Luc Godard degli Imperial Triumphant, deliberatamente scelsi di scrivere un'approfondita recensione, ma non ebbi il riscontro meritato, perciò fui aspramente criticato. C'era una volta una promettente band newyorkese che, con l'album Abominamentum, ci aveva dato l'impressione che il black metal americano avesse trovato una nuova esaltante via alternativa al suono Cascadian, alle derive rancide e depressive di Nachtmistium, Leviathan e compagnia bella. Poi, complice forse la scarsa ossigenazione sotto le maschere rituali che nascondono i loro volti, forse per colpa degli incessanti riscontri ricevuti, gli Imperial Triumphant hanno deciso di essere i paladini dell'avant-garde più estremo, virato senza più guinzagli verso il free jazz e la sommatoria di passaggi che dovrebbero suonare sorprendenti, ma che alle nostre presumibilmente limitate orecchie sembrano forzature, e che, lungi dal negare il loro valore come musicisti, non trovano davvero necessità in ambito black metal. Tra il precedente disco e questo Alphaville, abbiamo avuto anche modo di vederli dal vivo, di leggere su altri portali e riviste commenti che vedono il trio newyorkese come un'esaltante rivisitazione dell'avanguardia musicale che, proprio nella grande mela, ha avuto nella No Wave e ancora prima in Lou Reed, i suoi migliori esponenti. Ma ribadendo i nostri pregiudizi verso commistioni che poco hanno da dialogare tra loro, ci pare che al massimo in Alphaville si possa ritrovare la supponenza un po' perculante di Metal Music Machine. E tanta, troppa noia. Quella provata nell'averli ascoltati su un palco e quella che ci tocca assorbire con un'altra ora inedita di scale spinte, tempi disperi e accordi diminuiti messi in bella vista. Gli Imperial Triumphant ammiccano ai Voivod e ai The Residents, la sperimentazione area collettivo intellettuale Awa di Misteo, e rendono esplicito l'omaggio ad entrambe le band con le due cover che chiudono il disco. Ma scrivere brani, e soprattutto scrivere del buon metal estremo, ne sta altro rispetto a tutto questo show of hands. Proprio le due cover e l'iniziale Rotted Futures, che dimostra per qualche minuto come da qualche parte quei genietti del 2012 siano ancora nascosti sotto l'unanismo sonoro, ci hanno portato a optare per un voto non così disastroso. Chiediamo venia a chi ama, invece, ascoltare musica che sfida le regole e sfidare a sua volta se stesso nel riconoscere i più complessi movimenti alle soglie della ricerca dodecafonica. Ecco, a me questa recensione mi ha fatto incazzare. È da 7 mesi che mi fa incazzare. Perché? Perché non è una recensione. Non parla del disco, dice due stronzate che non c'entrano nulla con il disco e passa tutto il tempo a rompere il cazzo dicendo ma a me non sono piaciuti gli Imperial Triumphant, ma a me non piace il black metal troppo sperimentale, bla 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 bla. E dice veramente uno scatafascio di minchiate, tutte cose che saranno proprio a rompere i coglioni. Scarsa ossigenazione, perché fare questo appunto inutile sull'estetica della band? Cosa aggiunge la recensione? Nulla. Non trovano davvero necessità in ambito black metal. Cosa vuol dire? Vuol dire che il black metal deve essere solo quello dei Mayhem? Vabbè, ribadendo i nostri pregiudizi, abbiamo capito che ti fanno cagare Imperial Triumphant, ma devi ribadirlo l'ennesima volta? Hai già votato un voto di merda a Vile Luxury 2 anni fa, devi ancora rompere il cazzo? No, continui a rompere il cazzo. Supponenza un po' perculante. Si commenta da solo dato che il supponente è il recensore. Scale spinte, tempi dispari e accordi diminuiti. Devo commentare. Scale spinte. Non so, in Excelsior c'è qualche scala, poi non ce ne sono più. Tempi dispari. Oh mio Dio. Il prog. Oddio, tempi dispari, 7 ottavi. Oh mio Dio, cos'è? Accordi diminuiti. Ok? La ciliegina sulla torta è il voto. Dopo una recensione da 3 da 4, 5,5, perché mi sono piaciute le cover e l'iniziale, che è la canzone più banale del disco. Ottimo!